RSC Radio Studio Centrale. Amici belli, oggi voglio portarvi in una città che amo moltissimo e nella quale devo dire conservo dei ricordi meravigliosi. Forse è l'occasione di tornarci e di tornare soprattutto a vedere un evento che ormai rappresenta la storia, perché siamo a 24 edizioni dell'Ibla Baskers. Ne voglio parlare con uno degli artefici, Antonio Lacognata dell'associazione Edrisi. Antonio, benvenuto in salotto. Grazie a voi per averci invitato per questo contatto. Sono molto felice di parlare di questo evento, perché davvero avete fatto la storia con un festival dedicato alle arti di strada che ogni anno è in grado di rinnovarsi. Ha tanta energia perché c'ha tanta gente dentro che ce la mette, tanti ragazzi che lavorano a fare il festival e tanti amici artisti che si sono legati via via nel tempo da tutta l'Europa e tutto il mondo a questo festival, e vengono sempre con grande energia e con grande voglia di stupire e divertire. Ho detto che ogni anno si rinnova, anche perché ho visto che quest'anno avete scelto per esempio il quartiere della Giudecca, che è un quartiere molto interessante di Ragusa, dove si intrecciano, si intersecano le origini, le storie, le culture che hanno attraversato la vostra città, cominciando appunto da quella ebraica, perché stiamo parlando appunto di due quartieri ebraici di Ragusa Ibla che vengono coinvolti. Sì, Ragusa c'ha due quartieri ebraici, noi quest'anno coinvolgeremo il quartiere della Giudecca specificatamente, che è quello dove attorno alla sinagoga, e che è quel quartiere dove stavano, diciamo così, quella parte della comunità ebraica più facoltosa. Mm-hmm. No? Perché invece l'altro era quello dove stava la comunità ebraica un po' meno ambiente, diciamo. Ecco. Quello abbiamo lavorato gli altri anni, quest'anno lavoreremo su questo, perché è venuta fuori questa singolare storia di questa sinagoga che è interessante, perché è lì che c'è l'intreccio delle storie interessanti. Sì, è interessante, perché prima era praticamente il Tempio di Diana quando c'erano i Romani. Quindi Tempio di Diana è per i Romani, ok. Per i Romani, e poi Moschea della dominazione araba, e poi appunto sinagoga, e poi... E scuola di medicina qui. Ho letto anche. Sì, perché la sinagoga in quel periodo era un luogo dove viveva la comunità, non era solo un luogo... come dire, di preghiera, ma anche luogo di cultura, certo. E quindi certo. Sì, ci sono dei laureati in medicina e chirurgia in questa sinagoga tra il 300 e il 400, nei documenti emerge. E poi, come dire, il sistema urbanistico è molto interessante, l'intrigo dei vicoli, l'ortazzo che è l'orto della sinagoga, che coincide con col cortile interno dell'università, della facoltà di lingue che abbiamo qua, sì. E su cui noi interverremo, creeremo un po' quel posto dove leggi un po' la storia, no? Sì, e sì. Da quel posto partiranno delle visite guidate per andare a ripercorrere il quartiere. Io ho voluto, Antonio, che tu raccontassi tutto questo, perché voglio far capire ai nostri amici che le associazioni come la vostra fanno un lavoro silenzioso spesso di ricerca, di raccolta, di incontro, di relazione, di lettura, che poi ci permette di conoscere tutte queste cose. Perché dico questo? Perché quando poi non c'è più nessuno che le fa queste cose, è allora che ce ne accorgiamo, quando è tardi. Ma io direi che noi facciamo qualcosa in più, perché magari altre associazioni meritorie, veramente meritorie, lo sì. fanno, ma lo fanno con un lavorio, come dire, ristretto. Noi sì. abbiamo questo vantaggio di utilizzare questo evento, sì. che è quasi come pretesto per aprire questa conoscenza di luoghi e posti a una comunità più ampia e certo. anche una comunità più giovane, più fresca. Certo, dire, certo. No? A me Quindi... per questo ho voluto raccontare, perché a me piace tutto questo ed era per me importante che noi lo raccontassimo, anche perché io questo voglio chiedertelo, Antonio. Quando avete iniziato più di 20 anni fa questa avventura, io ti chiedo veramente di essere sincero, vi hanno presi per pazzi? Anche se poi i ragusani in questo hanno una marcia in più, devo ammettere, cioè hanno la visione. Diciamo che ci continuano anche un po' a prendere per pazzi, perché poi è difficile, come dire, uscire da una certa totalmente dall'essere inquadrati in qualche modo un po' come un po' utopici. Certo. Ma, no? E quindi un po' questo avviene, ma questo anche ci fa piacere. Certo. Perché vuol dire che comunque andiamo, come dire, un po' avanti
E poi vediamo che però, come dire, siamo seguiti in Eh qualche sì, eh modo sì. e quindi la cosa, voglio dire, funziona. Antonio, la verità sai qual è? Che chi ha una visione deve farla vedere anche agli altri. Anche quando gli altri gli dicono: ma che stai facendo? Ma chi te lo fa fare? Perché chiaramente dedicare del tempo a volte extra rispetto alle proprie attività lavorative quotidiane, per molti è interpretato come: ma che stai facendo? E invece io voglio veramente ringraziare te, ringraziare i tuoi compagni di viaggio, l'associazione Drisi, perché ogni anno riproponete, dicevo, un festival ricco. Poi anche quest'anno il programma io non lo posso neanche raccontare perché ci sono talmente tante cose. Dici una cosa, ecco, per chi non è mai venuto, dacci un motivo per venire dal 4 al 7 a Ragusa. Ma il motivo per venire è quello di stupirsi, di fare festa, di fare quella festa, come dire, buona, tra virgolette, nel senso piacevole, gradevole, respirare l'aria, le famiglie che divertono i bambini col naso all'insù e poi tanti bei spettacoli, Eh sì. tanti grandi artisti e quindi, come dire, e poi uno scenario di fondo che è veramente incantevole perché poi noi non restiamo fermi appunto nei due o tre luoghi, come dire, simboli, ma Certo. portiamo un po' a vedere un po' tutta Ibla e quindi Certo. a perdersi all'interno di questa dinamica di cittadella barocca. Allora, caro Antonio, ti dico che l'invito è quello ad itinerare col naso all'insù, non solo per i bambini, ma soprattutto per gli adulti che tornano nella dimensione fanciullesca, che è quella più gioiosa della festa, quella sincera, con i Ibla Baskers dal 4 al 7 ottobre a Ragusa. Grazie, Antonio. Grazie a te, grazie a te, grazie per la sintesi che hai fatto finale. Grazie, alla prossima. Alla prossima, ciao. RSC. RSC. Radio Studio Centrale.